Ciao a tutti e bentornati a un nuovo episodio dedicato a Europa Universalis 4 Common Sense. Nell'episodio precedente siamo riusciti a liberare un po' di province nel nord della Germania. Sblocchiamo la partita e ricominciamo. Quello che purtroppo non siamo riusciti a fare è iniziare le guerre di religione, perché non sono ancora state, non è partito il trigger, come si chiama il grilletto, per le coalizioni religiose. Anche se penso che ci siano tutte le condizioni per farlo, perché il Palatinato è un elettore ed è già riformato. Quindi basta che qualcuno crei una lega protestante e avremo la possibilità di appunto unirci e diventare leader della Lega Cattolica e aspettare che gli altri paesi all'interno dell'Europa si uniscano o all'una o all'altra lega. Questo cosa significa? Che poi se ci sarà una guerra di religione europea, quando ci sarà, perché non è un se, questi due schieramenti si fronteggeranno e se si finisce con la pace di Vestfalia o una pace bianca, tutti possono diventare imperatori. Se finisce con la vittoria di una delle due leghe, soltanto i cattolici e i protestanti possono diventare imperatori e quindi possono imporre all'interno dei confini imperiali la religione alle altre regioni. Per il momento siamo in una fase un pochino di limbo, per cui le guerre di religione non sono ancora iniziate, però sta fermentando il problema. Quindi, allora, andiamo a prendere i nostri mercenari simpaticissimi che dovrebbero essere qui. Spediamoli ad attaccare questi nemici che probabilmente riusciranno a farci perdere la costruzione del core. Maledetti bastardi. La Spagna sta chiedendo il nostro aiuto in una guerra contro Genova, Gran Bretagna, Savoia e Lucca. Onoriamo questa alleanza per un semplice motivo. Ovviamente non è la Savoia che... non è Lucca che ci interessa, ma è la Savoia. Ma anche Lucca potrebbe essere interessante. Andiamo a migliorare i nostri generali e spostiamoli verso Mantova e Milano. E qui quando riusciremo a vincere contro i separatisti della Valacchia, magari porteremo anche i mercenari contro la Savoia. Dovrebbe essere abbastanza semplice in questo caso guadagnare qualche piccola provincia e magari integrarla a Ferrara. Ferrara è in guerra. Sì, va bene ragazzi, ho capito. Eccoci. Sì, Ferrara è in guerra con... Girano tantissimo, ma devo andare a rifare il core qui a Fusoi e avevo speso tantissimi punti amministrativi, ho perso grazie a questi schifosissimi... Ah no, no, continua! Che fortuna, no, pensavo di averli persi. No, beh, allora sono contento. Allora sono contentissimo, va bene. Spostiamo direttamente i mercenari a Lucca, mentre l'esercito non farà altro che rimanere lì in caso di attacco, ma non voglio bruciare manpower. Uso soltanto i mercenari a Lucca. Diamo un'occhiata. Quello è l'obiettivo di guerra, praticamente. Invece, gli obiettivi ce li abbiamo tutti sotto casa. Dobbiamo prendere la Corsica. Un obiettivo più stupido non potevano trovarlo. Prendiamo prestigio sperando di riguadagnarlo. Prendiamo 3 ducati al mese, quindi con le nostre riserve dovremmo essere in grado. Gli ottomani stanno fabbricando stanno cercando di fabbricare delle scuse per attaccarci, per strapparci la Serbia. Molto presto entreremo di nuovo in guerra contro gli ottomani, saranno veramente i nostri peggiori incubi in questo secolo. Commonwealth e Bosnia non hanno eredi, ok. Peccato che non possiamo richiedere il trono. E la Francia ha un erede, quindi peccato. Ok, allora possiamo velocizzare, visto che stiamo solo aspettando che il nostro esercito... Ah, il papato è diventato nuovamente padrone della Santa Sede, quindi ragazzi, abbiamo perso la Santa Sede, non possiamo più dichiarare la
crociata contro i turchi e abbiamo perso un diplomatico, immagino, a partire dal prossimo mese. No, siamo ancora noi. Eh? C'è qualcosa che non funziona. Pazienza. Va bene così, che vi devo dire. Luca intanto è sotto l'assedio da parte della Boemia, quindi sposta i mercenari in Piemonte. Poi andremo a assediare... No, la Savoia è già sotto assedio, perfetto. Mi piacerebbe dare Lucca a Ferrara. Questo sarebbe un ottimo inizio per potenziare Ferrara e farla diventare la nostra testa di ponte in Italia, visto che è lì parcheggiata da tantissimo tempo. È una signoria molto molto fedele, però. Bene, abbiamo il Cor Apusoi. Adesso assediamo la rocca di Cuneo. Piemonte ovviamente cade, però... Che vi devo dire? Quando avremo Cuneo potremo prendere Piemonte, Nizza, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, Busoi adesso possiamo convertirla. E guardate un po', guardate un po'. I nostri amici turchi ottomani hanno dichiarato guerra ai Mamelucchi. E questo è fantastico perché fra esattamente un anno la tregua contro gli ottomani cessa. E se loro hanno l'esercito che è... Aia. Boemia, Genova e Savoia. Mi sa che dobbiamo bruciare un po' di manpower, ragazzi. Se loro hanno l'esercito in Egitto, noi possiamo fare il bello e il cattivo tempo. Tanto qui distruggiamo completamente l'esercito genovese e piemontese. Abbiamo i britannici che stanno assediando Mantova. Questa è simpatica. Questa cosa è simpatica. 17.000 uomini. Li attacchiamo su entrambi i fronti con 60.000 uomini e questo gli farà un po' desistere, ne sono sicuro. Ok, avanti. Joseph Cromwell, tra l'altro capitanati da un conquistador. Attenzione perché il Commonwealth vuole dichiarare guerra alla Crimea, la Circassia e il Kazan. Questa sarà una guerra ombra perché noi la vedremo, perché questi territori sono molto lontani rispetto a noi e quindi va bene, possiamo entrare in questa guerra senza particolari timori. Intanto guadagniamo dei punti contro gli inglesi. Questa è la cosa più importante. E abbiamo l'Imperial Lawful Territory contro Cleves. Qui chiediamo subito di ridare indietro Westfalen in tutto. E poi dichiareremo guerra a Cleves e libereremo queste province. Abbiamo una tregua con loro? Forse no, prego più di no. Vediamo con chi sono alleati. Francoforte, Aachen, Utrecht, perfetto. La Francia starebbe dalla nostra parte, perfetto. Devo stare attento perché ho scoperto che se facciamo passare la quinta riforma non possiamo più dichiarare guerra a nessun membro dell'impero. Quindi dobbiamo prima liberare tutte le regioni, almeno più possibile liberare dalle regioni che sono sotto altre potenze imperiali. Questa Lucca cadrà. Intanto Cuneo è caduta. Andiamo a prendere il Piemonte. Sono contento perché non stiamo bruciando troppa manpower sfruttando i mercenari, almeno questa è una buona cosa. Potremmo trasformare la Savoia in un vassallo, secondo voi? No, no perché noi siamo... la Savoia ha accettato la pace, mannaggia. Era proprio quello che volevo dire, cioè poi accettano le paci separate e... Ok, il Kazan è già fuori dai giochi. Devo solo sperare che Lucca sia annettibile, diciamo così. Forza, se si può fare. Dai, dai, dai. Forza. Bene.
Adesso diamo Lucca a Ferrara e chiediamo faccia separata. Come? Stai scherzando? Wow! Non ci posso credere. Abbiamo perso tanto tempo, questa è la verità. Dov'è Cleves? È qui. Abbiamo detto che sono alleati con Aachen, Frankfurt e Utrecht. Ok, quindi dobbiamo spedire i nostri mercenari, direi, a nord, tipo a Osnabrück. Ah, Luke è praticamente stata costretta a pagare gli interessi di guerra, ma non fa parte di Modena. Va bene, pazienza. Niente, ragazzi, è una guerra assolutamente inutile e noiosa. Non capisco perché la Bordeaux è occupata dalla Francia, ma... Ecco, adesso abbiamo il Commonwealth che è diventato controllore papale. Quindi ciao ciao, controllore papale austriaco. E infatti siamo tornati ad avere tre diplomatici. D'accordo. Intanto una cosa di cui non dobbiamo dimenticarci, fra 11 anni possiamo iniziare ad integrare la Boemia. Quindi finalmente dopo tantissimo tempo ci stiamo arrivando. E va bene. Qui siamo pronti a dichiarare guerra a Cleves. Vediamo se ci stanno i nostri alleati. Ci sta soltanto la Francia. Commonwealth dice di no, perché sta già combattendo... sì. No, dai, aspettiamo di avere anche il Commonwealth dalla nostra parte, quando chiuderemo questa stupida guerra con Genova e... Ma il Commonwealth non sta combattendo questa guerra. Non sta combattendo. Ah, contro la Crimea e la Circassia, ok. Oh, molto semplice, va bene. Un po' di pazienza e ce la facciamo. Intanto diamo un'occhiata alle tecnologie. Allora, militare amministrativa le possiamo sbloccare invece con le tecnologie diplomatica. Possiamo dedicarci alle idee, peccato che non ne abbiamo più. E la prossima idea, a questo punto, io pensavo veramente alle idee religiose, però non sono più così sicuro. Per avere più missionari, per avere più casus belli, stabilità che costa meno. Non lo so. Anche le idee economiche sono molto buone, se devo essere sincero. Ah, l'Alsazia. Ok, la tregua contro gli ottomani è terminata, quindi molta attenzione. Vediamo come stanno messi i nostri amici 8. Ta-ta-ta-ta, 64.000 uomini, 37.000 riserve. Sono messi sempre meglio di noi. Stanno messi bene. Cavolo. Qui il fronte austriaco-ottomano è troppo frastagliato. Ci saranno delle guerre, dovremmo cercare di contenerli. Intanto Buzoi è stata anche convertita. Ebbene, i polacchi hanno fatto pace con i loro amici della Crimea, quindi adesso possiamo dichiarare guerra a Cleves, credo. Perfetto, Commonwealth ci sta. Decisamente l'obiettivo magari potrebbe essere prendere Munster. Visto che ce l'andiamo proprio qui. Chiedo scusa. Perché non abbiamo la possibilità di attaccare? Non capisco. Stiamo scherzando? Abbiamo la bandiera nera, che significa che cioè, non possiamo attaccare. Cioè, quindi dobbiamo ritornare nel nostro territorio per poi ritornare verso Münster. E questa è la... Mamma mia, che palle. Diamo l'obiettivo al Commonwealth, perché... Devono portare gli uomini da questa parte.
23.000 mercenari contro questi paeselli sono pochi. C'è veramente il rischio che arrivi un esercito di 40.000 uomini altamente motivati, però non voglio perdere il mio manpower, quindi ripetita Yubat, non mando avanti il mio esercito, perché potrebbe essermi comodo contro gli ottomani. E anche se i soldi si stanno esaurendo, io continuo a sfruttare questo esercito mercenario che tutto sommato fa il suo lavoro. Adesso prendendo Munster dovremmo essere in grado di, ecco, avere l'obiettivo di guerra e lo otteniamo. Quindi magari diamo l'obiettivo Cleves alla Francia e Berg al Commonwealth. Qui abbiamo Francoforte e Utrecht che in un certo modo ci minacciano, però questi 30.000 uomini polacco-lituani ci aiuteranno a sistemare questa guerra. Venezia è ancora alleata con la Francia? A proposito, sì. Intanto che non sistemiamo le cose con i francesi, Venezia rimane fuori dal nostro regno. E tra l'altro tutti i soldi che arrivano a Venezia, perché è una miniera d'oro, ma che ci possiamo fare? Chi posso minacciare adesso? Alsazia, ok. Alsazia, cara, devi ridare il territorio che ti sei magnata. E lei dice no, e allora ti dichiaro la guerra molto presto. Anche perché adesso il mio Imperial Authority sta scendendo troppo. Eravamo a 49% nello scorso episodio, ora siamo al 46%. E non abbiamo ancora la possibilità di fare le guerre religiose. Bella rottura di palle. Non ho il caso Spelli per la religione, quindi devo semplicemente. Va bene. Parli di necessità virtù. Va bene, aspettiamo 30.000 uomini, ottimo. Ce la facciamo a vincere, secondo voi? Bene, coglione, ho perso anche Münster. Questa è stata proprio una stupidaggine. E intanto la Polonia-Lituania ha perso. Male. Mai fidarsi troppo degli alleati, eh? Santa pazienza. Chissà. Wow. Mamma mia. Qui i mamelucchi gliene stanno dando di santa ragione. 60.000 e 30.000, gliele stanno dando di santa ragione e non perdono un colpo. Io inizio a temere di vedere pian piano l'Egitto che si tinge di verde e gli ottomani che diventano sempre più forti, perché poi cercano di spingere anche in Europa. È inutile. Però qui c'è dell'unrest, bene. Non male, non male. Se avessi più soldi cercherei di pagare dei ribelli, ma i soldi non ci stanno. Bene, intanto la pace con Genova è andata bene. Quindi noi siamo in guerra adesso soltanto con Aachen e Cleves. Potrei spostare 20.000 uomini, magari direttamente a Francoforte, dove non dovrebbe essere difficile prendere la città. E quindi sì, dai, ce la si può fare. Tra l'altro vedo che a Francoforte dovrebbero essere arrivati da poco gli eserciti sconfitti. Eccoli qui. Guardate, giusto in tempo per schiacciarli. Wilhelm von Clausbruch. Perfetto, li abbiamo di nuovo sconfitti. Quasi sono tutti i punti che ci fanno bene. Berg è una fortezza, giusto? Quindi se vado ad assediare non dovrei perdere Munster, credo. Molto bene. Bene, la guerra sta per terminare.
Se prendiamo Berg, se prendiamo Kleve, se prendiamo Francoforte, non ci sono problemi. Diamo un'occhiata agli advisor, che è da un po' di tempo che non li guardo. Abbiamo il nostro... Ah, abbiamo un leader in più rispetto a quello che possiamo permetterci. Azz, questa non è una buona idea. Ah no, però Uberg è buono. È Günther che non è buono. Un po' tardi ormai. Ok. No, idee diplomatiche. A parte quelle diplomatiche, no, le altre idee non si possono fare. Quindi Francoforte è caduta. Abbiamo un po' di soldini? Sì, fantastico. Facciamo cadere anche Berg. Così cerchiamo di liberare tutti i territori possibili. Poi ci dedichiamo all'Alsazia. Ottimo. E adesso chiediamo a Berg di farsi da parte. A Colin di farsi da parte, ok. Torniamo ai nostri advisor. Allora, opla. Diplomatic Reputation mi piace. Questo più 2 in realtà non è che mi piaccia molto, ma. E nemmeno questo. No, teniamoli così come sono per ora. Perché questi idioti continuano a fare avanti e indietro tra Archeneberg? E l'assedio a questo punto non si mantiene. Strane che combinano. Ok, ci siamo, iniziano a chiederci la pace. Ottima notizia. E cosa chiedono? Daranno i cordi Münster e rilasceranno colonia. Va bene, ma non basta. Voglio il 100% per rilasciare più stati possibili. Allora, overextension, come siamo messi? Zero, benissimo. Overexhaustion pure, releases unity, ci manca Milano, credo che sia l'unica regione che segue una religione diversa da quella cattolica, però è talmente forte perché è il centro religioso dietro l'angolo che non si può convertire. Ce la facciamo prima della fine dell'episodio a avere la pace. Io stavo aspettando, ecco, il 99%, il 98% va benissimo. Allora, rilascia nazioni, colonia e basta. Ah, quindi dai Münster a Munster. Annulli i trattati con tutti gli altri. E dacci tanti soldini, amico. Perfetto. Molto bene. Ok, siamo riusciti anche in questa guerra. Adesso l'ideale sarebbe proseguire con l'Alsazia. Visto che ci siamo. E contro Savoia, Ravensburg, Francoforte e Borgogna. Ok, sarà una cosa interessante, lo vediamo nei prossimi episodi. Per il momento vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima.